Continuano gli appuntamenti dei giardini di Natale dell'Associazione Faenza Centro. La SAR del Consiglio Comunale ha ospitato quest'oggi un convegno riguardante i pini monumentali di Via Firenze. Faenza è sicuramente una delle città della nostra regione con un patrimonio, con il patrimonio forse più ricco in termini di alberi monumentali. All'interno di questo patrimonio, poi nello specifico, ci sono molti esemplari di pino domestico, di pino spinea, tra cui anche questo meraviglioso filare che affianca Via Firenze, che sicuramente è l'impianto storico di pino spinea più importante di tutta la regione e sicuramente uno degli impianti stradali più importanti del centro-nord Italia. Tra l'altro, questo filare, questo impianto è stato oggetto di diversi studi sul pino negli anni passati e quindi in qualche modo rappresenta anche una sorta di pietra miliare nello studio di questa specie che è ancora estremamente poco conosciuta dal punto di vista gestionale e dal punto di vista arboricolturale. Qual è l'importanza appunto di questo impianto? Ma dunque, intanto un'importanza storica perché è un impianto che è stato realizzato a cavallo tra i primi anni del 1900 e quindi è costituito da esemplari ormai estremamente vetusti. È anche un impianto che ancora conserva la sua organizzazione generale e quindi ha un forte legame con il territorio perché è rappresentativo anche del paesaggio tipico della pede collinare faentina. E poi sicuramente è molto difficile trovare un impianto coetaneo di vecchi pini rappresentato da un numero così elevato di alberi, quasi integri dal punto di vista strutturale. Gli obiettivi dello studio che appunto ha condotto. Ma intanto gli obiettivi si sono mossi su un duplice binario. Da un lato sicuramente gli alberi sono stati utilizzati per avere maggiori informazioni in generale su questa specie che, come dicevo prima, è assai poco conosciuta. In secondo luogo ovviamente c'è la volontà di preservare quanto più possibile questo impianto come testimonianza proprio dell'uso di questa specie in passato e anche come testimonianza di quello che potrebbe diventare un domani un nuovo utilizzo di questa specie in ambito urbano o extraurbano, insomma. Come appunto allora preservarli? Ma intanto, continuando a fare degli studi e delle ricerche, purtroppo le contingenze economiche di questi anni hanno fatto sì che anche gli enti che erano preposti ad occuparsi di queste alberature, in primis la regione, perché come dicevo prima sono alberi tutelati, hanno in qualche modo allentato un attimo la presa. Questo è uno dei pochi impianti che ancora oggi gode di finanziamenti, tant'è che sono stati fatti degli interventi negli anni passati e altri sono previsti anche per quest'anno, sempre nell'ottica della tutela e della salvaguardia. Ecco, è possibile anche duplicarli, replicarli questi alberi, fare nascere, diciamo, dei figli, dei cosiddetti figli? Beh, in qualche modo sì. Intanto il sapere come è stato possibile in passato, attraverso tecniche tradizionali, ottenere degli alberi così maestosi ci permetterà un domani di allevare nuovi giovani pini con tecniche vivaistiche che si rifacciano alla tradizione, ovviamente mutuate attraverso quelle che sono le tecniche attuali, e soprattutto ricominciare a piantare alberi con cognizione di causa in maniera tale che tra un secolo qualcuno possa godere di un impianto simile. Quindi in conclusione, passando per Via Firenze, che cosa bisognerebbe pensare guardando appunto a questi pini? Bisognerebbe pensare a tutte le generazioni di operatori che si sono succeduti nella loro cura, nella loro salvaguardia, che hanno avuto sufficiente rispetto per questi alberi, perché anche ancora oggi noi passandogli possiamo godere della loro ombra. Federico Lega, per Faenza Web TV.